Ciao ragazze, eccomi con un nuovo ordine fatto da Shein, tutto dedicato alla cancelleria vintage e quindi al journaling. Allora, come sempre, io vi dirò non ci sono link perché io ordinando dall'app non posso darvi nessun link diretto, però vi dico esattamente come andare a cercare queste cosine che adesso vado a farvi vedere. Così controllo insieme a voi se l'ordine mi è arrivato tutto. Intanto sto guardando che ci sono due, perché ho ordinato più di una quantità di alcune cose. E eccolo qua. Allora, partiamo subito con due di questi blocchettini. Adesso apriamo, ne apriamo uno. E sono fatti così a ticket, che sono perfetti, sono adesivi da quello che vedo. Sono perfetti per fare journaling, per fare insomma queste pagine. Adesso io ne sto facendo appunto un altro che vi mostrerò appena terminato. E questi sono. Allora, li dovete cercare così: 50 pezzi carta materiale modello vintage casuale. E dovrebbe saltare. Io ho provato ad andarli a cercare con queste diciture che mettono loro ed effettivamente l'ho trovato. Ho fatto delle prove per voi, insomma, sono fatte in questo modo. Comunque, dentro nel sito li trovate tutti, anche perché c'era solo questa tipologia, quindi sicuramente vi arriva questo. E ne ho preso un altro, quindi due di questi pezzi carta materiale, 1,35 l'uno, e costavano 1,50 euro. Naturalmente vi ho sempre detto, anche l'altra volta ci sono sconti, superato una certa cifra, poi ci sono i punti. Se voi tutte le volte andate, tutti i giorni entrate da Shein e fate il check-in, vi danno dei punti e quindi è sempre uno sconto per l'ordine. Adesso andiamo avanti con altri due pezzi, che è 30 pezzi carta materiale motivo vintage. Vediamo quali sono, perché da così non riesco a capire. Potrebbe essere questo, vediamo, perché probabilmente me ne hanno mandati appunto due diversi. Li cerco. Uno è questo, sicuramente, e uno è questo. Eccoli qua, questi sono, me li hanno mandati diversi. Io ne ho presi due e loro me li hanno mandati diversi. Perfetto, giustamente, almeno sono stati carini, dai. Ce n'erano quattro tipologie che sarebbero, insomma, potevano arrivare, però tutte quante mi piacevano, quindi andava bene. Vedete, sono fatti così, con questi bigliettini. Questi sono proprio bigliettini di carta, sono in più copie, cartoline, cartoline, cartoline. Questi sono decorati. Uno è questo e l'altro è questo, che saranno tipo fatture. Ma non riesco neanche. Eccolo qua. Naturalmente Shein sempre velocissimo, penso 10 giorni. Eccole qua. Sono delle fatture così. Vedete la grandezza, la mia mano. Vedete, sono tipo fatture. Queste le trovate scrivendo 30 pezzi carta materiale motivo vintage casuale, 1,57 l'uno al posto di 1,75. Andiamo avanti, adesso ci sono questi, sono inconfondibili, sono questi bigliettini, sono i ticket, vero? Vero? Veramente ce n'erano tanti, quindi come si fa a sapere cosa mi hanno mandato? Ce n'erano tanti. E ne ho presi due anche di questi. Allora, io presumo che uno sia questo e uno sia questo, perché tutte le confezioni di questa tipologia hanno questa scritta, per cui presumo insomma che siano questi due. Ecco, se voi ne ordinate due, tre, quattro, vi mandano. Ecco, magari se uno vuole ordinarli tutti, dice quattro e gli vengono tutti i cosi divisi, non glieli mandano uguali, cioè almeno spero. Ho preso naturalmente questi, che sono questi bigliettini stupendi che insomma per far journaling sono fondamentali, questi ticket, e sono adesivi meravigliosi. Ce ne sono vari tipi, piccolini, grandi. Insomma, chi fa journaling sa perfettamente quanto sono
indispensabili questi bigliettini, ce ne sono tantissimi, infatti sono 40, sono carinissimi, di varie grandezze, lunghezze, colori, meraviglia, veramente una meraviglia. Mentre l'altro, che faceva sempre parte appunto di questo gruppo che si chiama 40 pezzi adesivo casuale con motivo vintage, siamo sempre lì. Quando voi scrivete motivo, pezzi, carta, adesivo casuale, vintage, vi vengono fuori sempre queste cose. E sono questi adesivi qua. Molto belli anche questi, con delle scritte, tutte in francese, mi sembra. Guardate che carini questi. Questo è così, varie copie, belli belli, mi sa che questi sicuramente li riordino perché mi piacciono tantissimo, proprio proprio carini. E quindi anche questi ci sono. Bene, andiamo avanti. Questo Medieval Collection of Books, questo. Allora, 10 fogli di carta materiale casuale con motivo vintage. Con sempre queste, adoro questi spaghetti, spaghettini per chiudere queste confezioni che io vado a strappare velocemente e sono fatte in questo modo. Sono grandi, eh? Non so se si vede. Grande quanto, insomma, una 5, direi. Macchiati, ne sono 10, sì, carini, vanno bene per fare sfondi, per strappare, da strappare, insomma, molto molto carini. Andiamo avanti. Questi costavano 1,25 euro. Ah, scusate, quelli di prima, queste, di questa tipologia qua, e i ticket, che adesso mi sono caduti tutti, va bene, e i ticket venivano 1,25 euro, pagati 1,13 euro l'uno, cioè al pacchetto, mentre i 10 fogli di carta qua ultimi venivano 1,25 euro, li ho pagati 1,13 euro. Vabbè, questo è facile. 10 rotoli nastro washi tape, 1,80 euro, sempre stile vintage. Qua addirittura penso che possiate, non avete nessun, ci sono solo quelli. Ah no, ce ne sono da scegliere, si possono scegliere, ragazze, quindi andate tranquillamente sul sicuro che vi arrivano quelli che volete. Venivano 2 euro, pagati 1,80 euro. Sono fatti così, grandi, medi, naturalmente non c'è tanto, insomma, ce n'è, diciamo che la metà è cartone e la metà è washi, però va bene, insomma, così, con tutti i pezzi di giornale, vedete le varie pubblicità, questi gli strumenti musicali, l'orologio, vari tipi, vari orologi con uccellini, questo è con boccette, boccettine, ma sono tutti motivi vintage. Poi guarda, ci sono anche più piccolini, poi ce n'è uno fatto così con pezzi di giornale, questo con il sole, ma poi c'è altre immagini e poi questi. Va bene, insomma, dai, 10 rotoli, non, anche se non c'è tantissimo, 1,80 euro, a me sembra una buona cifretta. Andiamo avanti con 30 pezzi adesivo con motivo vintage casuale. Vado a vedere più o meno qual è la figura, perché qua non riesco a vederli. Penso questi. No, non sono questi. Questo no. 30 pezzi adesivo con motivo vintage casuale. Ma sì, dai, sono questi, sì. Ce n'erano varie tipologie, più o meno tutti simili, fatti a striscettine così. Andiamo a vedere se sono. Dovrebbe essere degli stickers, fatti così. Non mi fanno impazzire, ne preferivo di altri, ovviamente, però. Vabbè, mi terrò anche lo sfondo qua della confezione, perché questo è ottimo. Non so, sono adesivi, eh? Non so, non è che mi fanno impazzire,
ci ho provato a vedere. In realtà io volevo farvi vedere, preferivo questi. E invece mi sono arrivati questa tipologia qua, credo sia. Vabbè, questi comunque poco male, perché comunque costa sempre poco tutto. Questi pagati 1,57 al posto di 1,75 euro. Adesso 40 pezzi adesivo motivo vintage, sempre quello. Basta che scrivete adesivo motivo vintage e vi vengono fuori tutti. Penso che sia questo. Penso che sia questo, con questa bellissima confezione. Anche qua pagato 1,80 euro. Sperando che sia questo, vado a controllare meglio perché mi sa che no. No, non è questo. Sbagliato, cara, sbagliato. 40 pezzi, tesoro, devi cercare 40 pezzi. Presumo che sia questo un 40 pezzi. Potrà essere. Sì, ma anche loro però mi fregano. Fanno vedere una cosa e. Ah, no, 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 trovati, sono questi qua. Questi qua perché mi piaceva perché c'era anche la pinzetta. Cioè l'adesivo della pinzetta, alcuni ticket, questo qua mi sembrava proprio carino. E non c'è motivo, non si può sbagliare. Se prendete questo, cioè c'è solo questo, quindi non ve ne possono mandare altri. Vedete, mi piaceva la così, questa. Boh, ne vediamo qualcuno. Questi bigliettini, vedete sempre ticket che vanno benissimo. Sono 40, quindi sono davvero tanti. Poi sicuramente si ripetono, ovviamente. Ah, guardate questo che carino. Allora, questo veniva 2 euro, l'ho pagato 1,80 euro. 60 pezzi. Carta, materiale, motivo vintage, l'avrò detto 50 milioni di volte, che sarà questo. Time travel, sì, eccolo qua. Veniva 2,50 euro e l'ho pagato 2,24 euro. 60 pezzi, 60 pezzi. Qui c'erano varie scelte che naturalmente non potevate, non si possono scegliere, però vedete, sono belli, belli, belli questi con tutti, insomma, anche questi sono biglietti da stadio, treno, stadio, qua un pezzo di, boh, cos'è, un assegno, insomma tutti, tutti così. Verticali, orizzontali, guardate che carini. Sono carte, insomma, dai, insomma, 1 euro, cosa ho detto? 2,24 euro al posto di 2,50 euro. Non so se l'avevo detto, ve l'ho detto adesso. Andiamo avanti con altre note adesive e basta. Qui c'è scritto solo così: note adesive. Allora, note adesive. Avevo sbagliato un pacchettino perché si fa fatica a capire se scrivi solo note adesive. Note adesive, guardate che bella questa confezione. Sono niente, c'è scritto solo così: note adesive. Sono fatte in questo modo. In realtà non sono adesivi, ma sono carta. Quindi vabbè, è da accettare un po' questa cosa. Vedete, fatte tutte così. Adesso, per un bel po' di anni, non comprerò più questo tipo di carta perché ne ho da vendere. Va bene, questa veniva 1,75 euro e costa 1,57 euro. Secondo me sono tantissime. E non c'è scritta la quantità, non c'è scritta, ma sono davvero tante. Ci sarà scritto da qualche parte, magari qua in cinese, ma io non riesco a leggerlo da nessuna parte. Vabbè, comunque sono tantissime, quindi insomma un pacchetto di quelle è più che sufficiente. Poi un pacco carta materiale con modello casuale. Qua ci sarà da ridere a trovare. Vabbè, questo adesso che. Allora, stavo cercando un pacco carta materiale con modello casuale, non c'è nessuna foto che mi fa capire che cavolo è, e presumo che sia questo. E se non è questo, pazienza, non ci sto capendo più niente perché loro sono veramente proprio. Fanno fatica a dire le cose come stanno. Ed è questo, così vintage, con le ricette.
Che carino, mi piace un sacco questa torta, le fragole. Vabbè, sono varie ricettine, tutte cose, poi mi sa che si ripete anche comunque. Abbiamo capito. Andiamo avanti con adesivo modello misto. Adesivo modello misto, questo. Questo che ci dovrebbero essere. Tutti adesivi trasparenti sono, eh? Adesivi trasparenti, anche questi per fare journaling. Qui non si poteva scegliere. Sembrerebbero non adesivi, ma bisogna guardare bene che non abbiano la pellicola. Ma in caso comunque con la colla Prit vanno bene lo stesso. Ci sono queste fate. Poi ultimamente sono veramente presa con le fate, vabbè, fatte in questo modo, vari, sempre più di una copia. E poi insomma mi piacevano tanto queste qua, fatte così con la bottiglia, che praticamente sono venduti assieme. Volevo vedere se erano adesivi o no. Vabbè, non si riesce a vedere. Pagate, quelli adesivi li pagati 2 euro, 0,2 venivano 2,25. 30 fogli carta materiale modello vintage casuale ancora. Diciamo sempre le stesse cose. Eccolo qua, che è questo, dovrebbe essere questo. E ce n'erano diversi. Sono praticamente guida per passeggeri. Varie copie. Tutto scritto, tratte, Belfast, Glasgow, qua c'è una poesia, ah, un po' di tutto, un po' di tutto, vedete, hanno fatto un misto, un po' di cose, molto molto carino questo, veniva 2 euro, pagato 1,80, per esempio se io ne prendevo, che ne so, più di uno, me li mandavano diversi. Questo qua. Ovviamente mi sono arrivati non quelli che volevo io, naturalmente. Beh, certo, mi hanno mandato quello che hanno voluto loro. Questi francobolli, io li volevo con le farfalle, invece ci sono, mi sono arrivati con le signorine qua. Però vabbè, dai, è lo stesso, almeno mi sembra, perché non ne ho visti con farfalle, no. Sono davvero tanti, eh? Anche questi sui 2,25 euro scontati 2 euro circa. Comunque scrivete francobollo vintage, vi vengono fuori, e però insomma, almeno a me è arrivato questo. Poi andiamo avanti con, c'è una scatolina con dentro degli adesivi piccoli che sono fatti così. Che sono per l'altro journal, quello kawaii che per il momento ho abbandonato a se stesso, però riprenderò sempre se riesco ad aprire questa scatolina. Eccoli qua. Ci sono tutti questi funghetti, volpe, insomma, casette fungo, scoiattolini, tutta sta roba. €0,90. Poi queste pezzi di carta, 20 pezzi carta materiale vintage, modello vintage, sono ripetitiva, ma sono questi. Eccoli qua. Ah, ma sono proprio blocchettino, blocchettino, blocchettino. Tutti uguali e poi ci sono trasparenti. Ah, ma sono tutti uguali però, eh? No, dai, c'è qualcosa sotto di diverso e poi ci saranno quelle trasparenti sotto e basta. Insomma, due tipologie trasparenti e invece in formato normale. 2,24 euro. Andiamo avanti. Questi li ho beccati subito. Altri ticket. 1,13 euro pagati, eh? Oh, che belli! Sono biglietti di concerto questi.
non so se sono tutti, Bob Dylan, ah beh, Led Zeppelin, qua non li conosco, Maxine contro Robinson, e saranno una lotta, cosa sarà? Maxim, poi Led Zeppelin ancora in un altro colore, allo stadio ci sono questi, li non conosco. Ah, ma sarà pugilato questo qua, dai, per forza. Poi ancora i Led Zeppelin, vabbè, insomma, carini, dai, qualche biglietto del treno. E che carini, molto molto carini, 1,13 euro, ve lo dico già scontato così almeno facciamo prima. Andiamo avanti con blocchettino, l'avevo preso anche l'altra volta un blocchettino di questi, però sui colori, mi era arrivato sui colori azzurri, ed era anche più grande, azzurri, viola, vabbè, stavolta mi è toccato così, mi piace poco sinceramente rosso, ed era più grosso anche, vi ricordate c'aveva anche una bella, insomma, un coso di plastica qui sopra, un po' più carino, però infatti vedete che non è tutto uguale, ci sono varie, mi serve per fare gli sfondi, per fare degli sfondi, carino. 2,69 euro, cavolo, costava 3 euro, se sapevo che era così piccolo se lo tenevano loro. 45 pezzi adesivo modello vintage, penso che sia questo, no, questo. Ancora francobolli, 1,57 euro, francobolli naturalmente che non ho potuto scegliere, guardate che bella la cartolina sotto che terrò, tutto con i funghi, va benissimo, grazie, adoro questo, adoro i funghi, mi piacciono un sacco i francobolli e fungo, francobolli a fungo, francobolli con i funghi, e sono adesivi presumo, poi qua magari mi ingannano, ma mi sa di sì, sì sì sono adesivi, insomma ce ne sono vari tipi. Eccoli qua. Poi andiamo avanti con questa che è altra carta vintage. Ne ho presa una valanga stavolta. Non so, un po' troppa forse. Chissà come farò a smaltirla. E però questa mi piace perché sono fatte così con queste illustrazioni, beh queste decisamente mi piacciono tanto tanto tanto, e vabbè queste li riprendo sicuro, sono 10 pezzi a 1,57 euro, questi qua sono cose che si fa fatica a trovare anche su Pinterest, per fare gli sfondi sono fondamentali, fondamentali, belli, questi 10 elode, proprio belli. Poi abbiamo note adesive, che poi in realtà adesive non sono, le avevo già aperte prima per sbaglio, ma non sono adesivi, qui ingannano loro, eccoli, vedi che ci sono i trasparenti, ingannano, però sono carucce carucce perché sono così molto molto decorate, sono carta, carta, varie copie. E poi questa cosa qua trasparente così, questi adesivi trasparenti, vi ho detto cosa venivano quelle di prima, 2 euro, adesivi 30 dicono, con motivi misti, motivi misti. Belli questi qua, trasparenti così, ci sono i fiori, le scritte, si riescono a vedere questi fiori? Sì. E poi, vabbè, scritte, fiori, scritte, fiori, vari tipi di fiori, vabbè li metto qua sopra, vediamo se li vedete qua, non si vede niente. Basta scrivere note adesive miste, sì, miste. E poi questi, sono queste etichettine che sono stickers, credo. Sì, stickers, che vanno sempre bene. Belli.
poi così trasparenti stanno benissimo. Adesso devo cercare il suo, dove le ho tirati fuori sti affari, li metto qua dentro intanto in questa scatolina. Andiamo avanti con, può essere questo? No, queste. Sempre adesivi, qui non si poteva scegliere, sono praticamente, vabbè, insomma, non me le vogliono far tirare fuori, fatti così. Anche qui abbiamo delle etichette, sono con il bordino dorato. Ok. 30 è 1,35 €. Ecco qua. Questo libricino. Allora, eccolo qua. Libricino Rosy Posy, che c'è anche su AliExpress. Guardate che carino. Lo guardiamo velocemente, qui l'ho pagato 3,67 €. Sì. Naturalmente vanno bene per fare sfondi, anche tutta la pagina, senza star lì a tagliare niente, vanno incollati sui fogli così. Vedete? Già sfondo per fare journaling già pronto. Sì, piccolino, non è grande come gli altri che avevo preso dell'altro tipo, però insomma dai, non è male. 20 fogli sono, 3,67 €. Benissimo. Andiamo avanti con 39, non potevano far 40, no, 39, penso che sia questo. Come si fa a capire questo? Vabbè ragazze, non si capisce, vado con questo, dai, c'è anche la cosa dentro, c'è anche la busta dentro, vabbè, uno o l'altro è lo stesso, tanto ormai abbiamo capito che, guardate che carino, c'è anche il cartoncino dentro, e abbiamo varie carte, cartine, adesivi. Cartoline, più cartoline, ci sono adesivi, carta, adesivo e adesivo. Ok, questo penso venga 1,35 €, comunque siamo là più o meno tutte le, sono sempre quelle le cifre. Adesso io dirvi esattamente, per qua è un po' difficile capire cosa intendono loro. Andiamo avanti con questo, che sono questi qua. Fatti così. L'altra volta li avevo presi questi blocchettini, sempre trasparente, però c'avevano i fiorellini. Invece questa volta, non so se è stato un caso che mi siano arrivati così, proprio quelli che volevo io, no, ci sono solo questi di vari colori, però diciamo che vi arrivano questi. Ah no, aspetta, c'era la plastica sopra, sì, però sono questo tipo qua, trasparente, che sono veramente carini. 30 pezzi carta materiale, motivo vintage, sempre la stessa identica cosa. Quindi scrivete così e trovate tutto. Poi ci sono questi che sono bianchi, così. Questi, insomma, preferivo colorati, sinceramente, più che bianco così. Va bene, questi 1,80 €. Allora, nastro washi, di quelli grandi. Ok, sono grandi, vedete ci sono varie immagini. Poi si ripetono ovviamente, però ecco, si possono andare a ritagliare. Ne ho preso uno così e uno invece stile in questa maniera qua, così marroncino, che non sto a farvi vedere, insomma, perché
più o meno, insomma, abbiamo capito, il prezzo di questi, questo viene 1,80 euro, mentre questo bianco viene 2 euro. Adesso abbiamo altre due cose, quindi per forza su uno dei due ci dovrebbero essere dentri. Allora, qua sicuramente abbiamo i fiori, allora, perché me ne avanzano due di pacchetti, e vediamo, in realtà no, abbiamo, hanno fatto su un casotto, secondo me, incredibile. No, no, 60 fogli. Vabbè, quello di prima, allora, delle donne era giusto, considerato che insomma è dentro lì, nel, vabbè, lasciamo perdere. Poi questi francobolli con farfalla, qua si fa fatica a capire. E vabbè, siamo sempre sui 2 euro, fatti così con le farfalle. Mi piacciono molto perché hanno queste scritte dietro, sono tantissimi, quindi me li hanno mandati quelli con la farfalla, mentre quelli con le donne di prima, vale a dire questi, facevano parte di un'altra situazione dove non potevi scegliere. E Questi poi. sono adesivi sempre casuali, che poi in realtà non sono adesivi, ma sono sempre carte, vari pezzi, pezzettini. C'è un adesivo qua, sono questi qua. Dietro qua sono, ah, c'è un po' un misto, ecco, un misto. Questi sono adesivi, sì. Qua abbiamo carte, cartoline e qua varie cosine che vanno sempre bene. Perfetto. Quindi i fiorellini, quelli lì che adesso non, ah, questi qua sono questi. A questo punto sì, che a me mancano, cioè mancavano, in realtà ci sono. Andiamo a rivedere. Quelli qua. Sì, sono questi qua. Ok, tutto giusto, tutto giusto, tutto giusto. C'è stato un po' un disguido, un casotto. Hanno mandato tutto, solo che si fa fatica sempre a capire con quello che scrivono loro. Vabbè, comunque, tutto scontato. E come vedete, insomma, è sempre conveniente Shein. Basta, spero di avervi fatto un po' di compagnia con questi acquisti così cartosi. Vintage, ormai la parola motivo vintage casuale mi suonerà tutta la sera in testa. A posto così, ciao, noi ci vediamo la prossima volta. Se siete interessate, se dovessi fare altri acquisti di questo tipo, fatemi sapere se vi interessa vedere. Se non vi interessa, non importa, me li tengo per me. Ciao ragazze, buona serata, buon pomeriggio e buona giornata. Ciao ciao.